vorrei che rispondesse Roberto Giachetti a Di Maio, perché è una cosa davvero molto... Io, guardi, di fronte a affermazioni di questo tipo, di uno statista che sicuramente conosce molto meglio di me queste cose come Di Maio, non oso assolutamente replicare, diciamo. Basta soltanto quello che ha detto e il titolo che è stato fatto. Cioè, non posso occupare... Diciamo, abbiamo il tempo che gentilmente mi ha dedicato, mi consente almeno di non perderlo a rispondere a Di Maio su sta roba, perché francamente, diciamo, abbiamo superato ampiamente il livello di... Vorrei soltanto dire al dottor Fontana, che io stimo moltissimo e apprezzo molto, che però bisognerebbe anche sostenere le determinate tesi, perché se lo sforzo che si fa nella politica è di essere magari diversi da quello che è successo, in questo momento non c'è nessuna guerra, Zingaretti. E spesso e volentieri sono dei film, dei retroscena, delle cose che si fanno. Io, per esempio, quando Zingaretti mi ha chiamato per dirmi vuoi entrare in segreteria, io gli ho detto no. E gli ho detto no non perché voglio fare un dispetto, ma perché penso che la politica debba recuperare l'etica, che se io sono in disaccordo con alcune cose fondamentali della linea politica di Zingaretti, io non entro in segreteria, sto dentro, accetto le decisioni che si prendono a maggioranza, ma faccio la mia battaglia di opposizione. Io non penso che con la prateria di voti che noi abbiamo e che dobbiamo recuperare fuori dalla sinistra, nell'astensione, in quelli che si perdono da altre parti, noi possiamo pensare di andare avanti con una politica che si preoccupa di fare un calcio largo, che poi abbiamo visto per quanto largo rosica soltanto quei pochi voti che sono rimasti a sinistra. Se noi vogliamo ritornare alla vocazione maggioritaria e governare, dobbiamo andare a prendere i voti che stanno nei delusi, nell'astensione, in quelle... cioè dobbiamo fare una politica e non con degli artifici tattici, così rispondo anche a Calenda. Non è che noi risolviamo il problema facendo che io chiedo l'autorizzazione per fare il partito di centro che così piglia i moderati. Qui non si tratta di moderati, qui si tratta di persone che aspettano... Ha detto che si vergogna perché si chiede di ma lasci perdere. Ma qui dobbiamo mettere in campo una proposta politica... Cioè, non lasci perdere, pensi che Calenda dice un po', fa troppi tweet, dice le cose un po' questo, fuori... Questo poco. Lo sta dicendo lei. Io, Calenda è Calenda, prendere o lasciare. Io quando lui si affaccia al PD... Cioè, chi ti lascia? No, io quando... No. Io sono stato l'unico quando lui ha iniziato e voleva venire il PD a dire che noi lo dovevamo accogliere. Calenda con tutte le sue diversità, perché appunto, dico, poi si fa sempre riferimento al PD... Il PD è anche figlio... Cosa è la diversità di Calenda, per capire io? Beh, che insomma, diciamo, dal punto di vista... si era candidato a fare il Parlamento europeo e annunciava che anziché entrare nel gruppo del Partito Socialista andava in quello dell'Alde. Poi ci ha ripensato. Calenda è così. Però Calenda non è solo così. Calenda è una persona competente, brava, che ha un carattere, lo dico io, che sicuramente non posso dirlo. E quindi io penso che sia comunque anche Calenda una risorsa del PD. Quello che vorrei dire però è che la politica deve recuperare... Giachetti, una cosa perché è importante. Giachetti è la persona che parla in maniera più chiara che io conosco. La famosa frase, Speranza con la faccia come il... Sì, diciamo che è rimasta epica. Quello era meglio quando non la dicesse. Quello era meglio. Però dice quello che pensa. Almeno questo è in un mondo di giochetti. Ma ha ragione anche su come si sta gestendo in questa fase il rapporto con Zingaretti. Io sono stato, quando non so se voi ve lo ricordate, a un certo punto, prima che arrestassero il presidente del Consiglio Comunale dei 5 Stelle, uscì una notizia su Zingaretti che c'era stato uno che avrebbe detto che lui avrebbe avuto finanziamento illecito, eccetera, eccetera, e che peraltro nello stesso pezzo, giustamente il collega Fittipaldi diceva che però questo non c'era nessuna prova d'appoggio per questa indicazione. Io ho fatto un post in cui ho difeso Zingaretti sparando a palle incatenate. Non sarebbe accaduto così.